Si amplificano i disagi per la popolazione dell'Alto Serio. Al blackout di venerdì si è aggiunta la chiusura della strada 49 Bergamo-Valbondione per pericolo valanghe. Il divieto posizionato nella contrada Gavazzo dopo il blocco veicolare nella notte tra sabato e domenica ha visto una variazione rispetto alla prima ordinanza, consentendo durante la giornata festiva il transito a senso unico alternato regolato da Moviere fino alle 17, ora in cui la circolazione è tornata ad essere bloccata. La grande quantità di neve instabile presente a 2000 metri di quota, si parla di 4-5 metri, rende particolarmente pericolosa la circolazione. Per affrontare al meglio i disagi, sabato pomeriggio nella sede della Croce Blu di Gromo si è tenuto un tavolo di lavoro. Vi hanno preso parte il commissario prefettizio di Valbondione, Patrizia Savarese, Battista Santus, presidente della Croce Blu, alcuni componenti della protezione civile della stessa associazione e guardie ecologiche della comunità montana. A questo è seguita una ricognizione aerea nel corso della mattinata domenicale per valutare la situazione. Anche il soccorso alpino si è messo a disposizione, alcuni suoi volontari presiedono la sede per ogni evenienza, mentre un'ambulanza della Croce Blu con 3 volontari a bordo staziona permanentemente a Valbondione. Particolari attenzioni anche a Ludrigno di Ardesio, dove non mancano le minacce del Monte Secco e dove 3 famiglie sono state evacuate in forma precauzionale. È tenuta costantemente sotto controllo anche la situazione neve nella zona della Valle della Manna, al confine tra i comuni di Vilminore di Scalve e Schilpario. Le abbondanti nevicate degli ultimi giorni avevano già indotto la provincia a decidere venerdì per una chiusura notturna cautelativa della provinciale ex statale 294 in località Manna, per il timore che una valanga potesse travolgere la carreggiata.